Trascinati dal carisma, dall'importanza e dal fascino dei super ospiti, il maestro Giancarlo Giannini e l'attore Roberto Farnesi, la notte degli Oscar Marchigiani di Franca Villadete, edizione numero 17, ha raggiunto livelli di assoluto valore, anche grazie ad un'organizzazione al limite della perfezione. In migliaia si sono riversati in piazza Vittorio Emanuele nei giorni dedicati a San Rocco, il patrono, per seguire una serata dal sapore frizzante, brillantemente condotta dalla coppia Glocal, Tiziano Zengarini, giornalista e nostro collaboratore, e Veronica Maia, presentatrice RAI. Beh, una coppia inedita che però ha funzionato sicuramente grazie alla professionalità, alla sintonia e comunque al mettersi a disposizione l'uno dell'altro. Poi un po' il mestiere del palco si conosce, il livello degli artisti era veramente molto alto, quindi è stato facile, divertente. Poi insomma io ero sicura perché il vero padrone di casa è stato Tiziano. Era tutto organizzato talmente bene che insomma è stata veramente una bellissima e piacevolissima serata anche per me. Ci hai svelato quello che in molti sapevano, però è stata una piacevolissima sorpresa la tua. Sì, una bella sorpresa che innanzitutto si sa da poco, da una o due settimane, quindi è stata la prima occasione pubblica con delle televisioni, con un pubblico dal vivo, appunto, di poter condividere quella che è un'immensa gioia. E mi sembrava anche carino farlo con un pubblico che fin qui comunque mi ha seguito nelle altre cose. E la maternità mi ha sempre dato tanto, molto affetto da parte dei telespettatori, e quindi mi è venuto spontaneo, insomma non era preparato, ma è stato bello, per me emozionante. Come emozionante intervistare un maestro come Giancarlo Giannini? Guarda, con Giancarlo questa sera mi sono un po' permessa il lusso di giocare, forte anche di una precedente esperienza che ho raccontato sull'isola di Capri lo scorso anno, dove gli era stato conferito un premio alla carriera, e lì l'ho tenuto sul palco un'ora e mezza, quindi io di lui avevo studiato ogni cosa. E lui è un grande maestro, un mattatore, poi quando è nella serata giusta lo è sempre, sa veramente regalare tanta ironia, tante risate, anche tante riflessioni. Quindi un po' giocando su questo precedente, questa sera spero che la chiacchierata col maestro Giannini sia andata bene. Insomma, il pubblico mi pare abbia apprezzato molto, tra risate e applausi, è stato un bel momento. Tiziano, tu sei di casa? Anche in questo caso mi sembra che appunto la sintonia ci sia stata. È vero, una persona splendida, tra l'altro molto professionale, e quindi ci siamo un po' compensati i ruoli, perché io da giornalista, che però faccio anche il presentatore, e lei più da presentatrice, insomma ci siamo compensati, perché poi ci siamo aiutati vicendevolmente, ovviamente io nelle interviste ai personaggi locali e lei ovviamente con i big, con i grandi della scena che sono stati ospiti qui a Franca Villadete, quindi è stato anche un bel momento per lavorare insieme. Noris Rocchi per un premio che c'è sempre qui a Franca Villadete. Si parla di promozione, si parla di orgoglio, si parla di eccellenze. Si parla sì di eccellenze, e poi è un premio inerente al circuito delle cucine tipiche di cui Franca Villa fa parte, e ogni anno gentilmente ci ospitano per questa particolarità. E ogni anno è un premio che varia secondo le caratteristiche del territorio, per cui rimane sempre una sorpresa piacevole, simpatica. E quest'anno premiamo il primo comune delle Marche che ha istituito la denominazione comunale di origine. Qui abbiamo interpellato tutti i comuni delle Marche, sono stati coinvolti, e ne abbiamo uno proprio del nostro territorio. Qual è? È Falerone, dal 2006, anticipato praticamente tutti. Quinta volta che Franca Villadete ospita questa manifestazione, curandone sempre più gli allestimenti e la scaletta, ma soprattutto portando grandi nomi sul palco della piccola cittadina dell'entroterra fermana, riconoscendo meriti e valori a quei marchigiani che con sacrificio e passione hanno raggiunto obiettivi straordinari. È cresciuta grazie al sindaco Nicola Carolini, che con le sue amicizie, le sue risorse, con degli sponsor che da anni lo accompagnano per far crescere questa manifestazione, grazie a lui, come ripeto, è cresciuta e è arrivata a questo livello qua, perché credo che sia una bella vetrina per tutti. È una grossa soddisfazione per me e sono orgoglioso che è arrivata questa manifestazione, che è arrivata a questi livelli. Ad arricchire la serata l'orchestra Dezz'Amore di Riccardo Foresi, che ha saputo anche riempire gli spazi destinati a Manuela Villa, assente per un'improvvisa influenza. In platea le maggiori istituzioni, dall'ex prefetto di Fermo Emilia Zarrilli, che ha avuto l'onore di premiare Giancarlo Giannini, ai rappresentanti della Regione Marche Fabrizio Cesetti, Francesco Giacinti e Jessica Marcozzi.
a Ronnie Perugini per la provincia di Fermo, Graziano Di Battista per la Camera di Commercio e tutti i sindaci del territorio. Questo territorio ha mille ricchezze, mille risorse, ogni cittadina riesce ad andare alla ribalta e quindi noi come provincia e come territorio siamo orgogliosi di questo. Questa manifestazione sta a dimostrare proprio questo, perché valorizza le eccellenze del territorio a livello umano e le fa conoscere non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, quindi è importantissimo proprio per veicolare e far conoscere questo territorio. E come Francavilla d'Ete, ogni piccolo comune della provincia di Fermo ha la propria iniziativa e le proprie risorse da valorizzare. Premiati con gli Oscar, le statuette sono foglia d'oro, 9 marchigiani che si sono distinti in vari campi. Oscar a Giovanni Albanesi di Sports Around the World, categoria sociale, a Gianfranco Mariotti per la cultura, ad Umberto Marconi per la ricerca scientifica. Sì, con molto piacere, con gratitudine alla regione, alla provincia di Fermo, alla città di Francavilla e grande soddisfazione per un riconoscimento che era inatteso. Normalmente noi non siamo inseriti in circuiti mediatici, benché da qualche tempo sia spettacolarizzata la ricerca. Quindi grande simpatia e il piacere di condividere questa serata con persone che si occupano del sociale, della cultura in modo così bello, così efficace. Sono davvero una grande occasione. A Residence Contea dei Ciliegi per l'ambiente, all'azienda agricola Il Conventino di Monteciccardo per l'enogastronomia, al calzaturificio Giovanni Fabiani per l'imprenditoria sezione manifatturiera. Mio padre da 40 anni che si occupa dell'attività calzaturiera, noi siamo un fiore all'occhiello di questo territorio. Il calzaturificio si è sviluppato negli anni come molti qui, è nato in un garage in pratica, per poi grazie alla passione che ogni giorno mio padre, anzi ogni istante, mette in questo lavoro. E ogni giorno ci dobbiamo reinventare, dobbiamo trovare modi nuovi per andare avanti. E da una parte quindi dobbiamo essere lungimiranti, fare dei programmi di lungo periodo, ma comunque ogni istante c'è un imprevisto e un problema da risolvere, quindi è difficile ma anche stimolante. Ad Enrico Biondi di OO Group, medicina innovativa, Mirko Barani per la musica e Fabrizio Castori per lo sport. Sono contento, ringrazio l'organizzazione che mi ha dato questo riconoscimento, però è ora di mettere in archivio le feste e le cerimonie perché domenica comincia il campionato, quindi ferma restando la soddisfazione e la gioia che per il traguardo ottenuto, adesso bisogna pensare a quello che ci aspetta. Ci aspetta un impegno durissimo, quindi la testa, l'attenzione e tutte le risorse vanno riservate appunto per quello che dobbiamo ancora fare. Però quando le Marche chiamano lei risponde sempre. Beh, normale, io sono marchigiano, ho, come penso tutti noi, il senso di appartenenza alla nostra regione, no? È giusto che sia così, quindi poi il motivo in più quando uno magari viene, non dico rappresenta un po' la regione, però è comunque un motivo di, uno sente ancora di più questo senso di appartenenza. All'azienda Elica S.P.A. il premio speciale per l'orgoglio marchigiano rappresentato da una scultura di Pasquale Ricci raffigurante Papa Sisto. Lo spettacolo si fa con imprenditori agricoli, con imprenditori calzaturieri, con il sociale, abbiamo visto Albanesi, con attività ricettive di primissimo ordine. Ecco, questa è la sintesi veramente del Made in Italy che ha reso famoso il nostro paese nel mondo e che a volte non si riesce a identificare cos'è questo Made in Italy. Ecco, è tutta una serie di persone, di imprenditori che lavorano con grande capacità e con grande onestà e sanno rendere un paese leader a livello internazionale, molto più leader di quanto a volte noi stessi siamo consapevoli. Acclamatissimo dal pubblico più giovane e femminile l'attore Roberto Farnesi, a lui l'Oscar per l'orgoglio italiano, che ha raccontato gli inizi della sua carriera con i fotoromanzi fino alle più importanti fiction italiane con grande simpatia ed affetto verso il pubblico. Guarda, a parte il piacere di scoprire questi luoghi fantastici che in Italia non conosci magari, no? Che scopri grazie a queste iniziative, a queste ospitate. Quindi è fantastico il piacere di essere qua.
E poi bella serata, e sono lusingato di ricevere un premio, ma il primo premio è l'affetto del pubblico, insomma, che lo dimostra calorosamente, e quella è la più grande soddisfazione. Tre Rose Lieve è una serie che ha avuto un gran bel successo e credo che andrà avanti, quindi gireremo non adesso, fra un po', perché stanno scrivendo, però credo che si farà una quarta stagione. Poi inizierò un bel progetto a novembre con Mediaset, e poi quest'inverno uscirà un film Infernet di cui sono autore del soggetto insieme a un amico, e l'abbiamo scritto nel 2008 il soggetto, e inaspettatamente siamo riusciti a realizzare il film con Remo Girone, con Ricky Tognazzi, con Elisabetta Pellini, Andrea Montovoli, Katia Ricciarelli, Laura Adriani, insomma un bel cast, è una bella soddisfazione. Un film che andrà nelle sale quest'inverno, non so quando uscirà. Premio che dedica a qualcuno o che tiene per sé? Ma io ogni premio lo dedico, qualsiasi cosa la dedico a una persona a me molto cara che purtroppo non c'è più, però al di là di questo, insomma, premio personale. Ma la scena è tutta per Giancarlo Giannini, Oscar per l'orgoglio italiano nel mondo, vero mattatore della serata, che ha ripercorso i passi della sua carriera cinematografica, ricordando la sua compagna di tanti film, Mariangela Melato, parlando di cinema, teatro e deliziando la platea anche con due struggenti poesie, concedendosi con generosità anche alle nostre interviste. Ma intanto devo ringraziare il sindaco, che oltre a fare tutto è che sta facendo il DJ in mezzo a delle cose elettroniche, quindi è divertente, è una bella festa. Non ero mai stato qui, ho scoperto un paese bellissimo, una terra straordinaria, soprattutto ho mangiato molto bene, vengo proprio da un pranzo meraviglioso. Adesso mi danno anche un premio e quindi meglio di così non si può. Beh, il cinema italiano sta cercando di rinascere. Lo ha dimostrato il Festival di Cannes, che abbiamo avuto tre grandi registi con tre grandi film. Dovremo fare ancora tanta strada e stiamo andando avanti. Abbiamo degli ottimi registi, dovremmo averne molti di più vista la tradizione cinematografica, però quello che manca un po' è il coraggio. Fortunatamente, non faccio nome, ma insomma i film che sono stati presentati a Cannes, ed è un miracolo che siano stati tre film in concorso, dimostra che abbiamo finalmente dei registi molto coraggiosi, che forse possono non essere capiti ora, ma che sicuramente saranno una base per il prossimo cinema, per i giovani. La grande scuola del doppiaggio, di cui lei è un grande protagonista? Beh, sai, il doppiaggio è sempre stata per gli italiani siamo stati sempre i più bravi del mondo nel doppiaggio. Io che insegno al centro sperimentale recitazione, quindi anche doppiaggio, vedo che abbiamo dei giovani molto, molto bravi, e quindi saranno, spero, se ci aiuteranno a creare un cinema d'invenzione, di fantasia, come abbiamo sempre fatto. Basta pensare, non so, a De Sica, Miracolo a Milano, poi incontri Spielberg che fa IT e dice: ma io ho copiato i vostri film, ho sostituito le scope con le biciclette. A fine serata, soddisfatto e commosso, il sindaco di Francavilla d'Ete, Nicola Carolini, che sul palco ha voluto tutti in una sorta di abbraccio collettivo che sa di ringraziamento e felicità. Ma direi una bellissima serata, sono anche senza voce, me ne scuso, però si pensava che anche questa serata saltasse per il tempo cattivo, invece siamo riusciti a portarla a termine. È stata una serata bellissima sia per gli ospiti che ci hanno raggiunto, ma sia per la piazza, talmente così piena che non l'avevo mai vista, di turisti, di persone eccellenti che in un piccolo paese come Francavilla d'Ete ci onora di ospitare. Consegnate gli Oscar alle eccellenze, ai migliori, uno però lo meritate anche voi. Sicuramente sarebbe anche meritato un Oscar, però preferiamo, noi lavoriamo dietro le quinte e diamo gli Oscar a chi veramente si trova sempre dall'altra parte, persone meritevoli, persone che hanno fatto grande la nostra regione, persone che magari non vivono più nella nostra regione perché si sono spostate in campo internazionale, però noi vogliamo ricordarle, vogliamo che ritorni nel nostro territorio, in questo momento a Francavilla d'Ete, per ricevere questo premio, un premio quest'anno riconosciuto anche dalla Regione Marche, e questo ci fa onore veramente, perché significa che stiamo lavorando bene. Come ha fatto a portare Giancarlo Giannini qui? Non è semplice, come
aver portato gli anni passati Franco Nero, Katia Ricciarelli. Sono personalità di grandissimo livello che farle arrivare a Francavilla d'Este, un paese di 1000 abitanti, bisogna lavorare mesi e mesi, però alla fine riusciamo e stiamo già lavorando per il prossimo anno per portare a Francavilla d'Este dei personaggi ancora più grandi, per fare del nostro paese, del nostro territorio, un paese veramente all'avanguardia. Un saluto.